Le opinioni sono tutte valide, però credo che ci siano dei fatti all'interno del piano sanitario che non possono essere contestati. Noi veniamo da 10 anni di gestione del Partito Democratico che in modo particolare in provincia di Savona, situazione che io conosco bene, ha portato via una valanga di servizi. Ha chiuso il pronto soccorso di Albenga, ha chiuso il pronto soccorso di Cairo Montenotte, ha deaziendalizzato il Santa Corona mettendo a rischio il DEA di secondo livello. Questo piano cosa dice? Dice esattamente il contrario di quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni. Tornerà il pronto soccorso ad Albenga, tornerà il pronto soccorso a Cairo Montenotte che avendo il riconoscimento di ospedale di area disagiata vedrà anche altri servizi, quelli che sono proprio previsti all'interno di questo riconoscimento. E il DEA di secondo livello a Santa Corona viene confermato. Questo è l'aspetto sanitario che è importante perché è la controtendenza rispetto agli anni precedenti, perché questo piano non chiude nulla, lascia tutto ciò che in questo momento c'è e aumenta l'offerta sanitaria in tutta la nostra regione. Poi c'è l'aspetto sociale, c'è la presa in carico del paziente come utente sia dal punto sanitario che dal punto di vista sociale, c'è l'integrazione con i servizi del territorio. È un buon piano, mi verrebbe da dire è un ottimo piano. Certo, la critica è, ma alcuni di questi servizi verranno erogati al cittadino da parte di un privato. Ma il cittadino cosa avrà? Avrà i servizi gratuiti come deve averli, avrà servizi di qualità, avrà una quantità di servizi superiori e la sanità in generale, il sistema sanitario ligure risparmierà, perché l'obiettivo della nostra legislatura è arrivare con il pareggio dei conti della sanità alla fine del nostro quinquennio. Certo, è una scommessa, ci mettiamo alla prova da soli, vedremo i risultati e su quelli saremo giudicati, però il pregiudizio di questi giorni fatto da chi in modo particolare il Partito Democratico della sanità ligure è il male peggiore, veramente è stato ingeneroso e ingiusto.